In questo giochino virtuale Amaldi mostra la diffrazione di Fraunhofer e l'interferenza di Young. Qui abbiamo un laser che adesso emette luce rossa. Questa luce passa attraverso una sola fenditura perché l'altra è chiusa. Si vede infatti la figura di diffrazione con il massimo centrale e alcune bande laterali che si stanno formando all'estremità. In realtà non è fatta proprio bene questa figura di diffrazione. Comunque quando apriamo anche la seconda fessura viene fuori l'interferenza di Young. Il giochino consisteva nello scoprire la parola che è scritta qui sullo schermo. Comunque al di là del giochino, se ora cambiamo colore, passiamo al giallo, vediamo che il pattern dell'esperimento della doppia fenditura si è ristretto. Infatti sappiamo che il pattern è la distanza delta x fra due massimi luminosi vicini. È tanto più largo questo pattern, questa distanza, quanto più è grande la lunghezza d'onda. Quindi con la luce rossa questo pattern è più largo perché la luce rossa ha la lunghezza d'onda maggiore, con il giallo è più stretto e con il blu è ancora più stretto. Un'altra osservazione interessante è vedere cosa succede quando uno sposta la seconda fenditura e la avvicina o la allontana alla prima. In questo caso stiamo variando la distanza fra le fenditure. Se la distanza diminuisce il pattern si allarga. Viceversa, se la distanza tra le fenditure aumenta tutta la figura di interferenza si stringe. E vediamo che infatti è proprio così: con le fenditure vicine la figura di interferenza è larga, progressivamente allontanando la seconda fenditura la figura di interferenza si stringe. Questo naturalmente accade anche con la luce gialla, allontanando, quindi aumentando D, la distanza fra le fenditure, si stringe il pattern. E succede anche con la luce blu, allontanando la seconda fenditura si stringe il pattern.